708 i partecipanti. Alcuni sono stati così entusiasti di partecipare ai laboratori che poi sono andati, come si è detto nella parola del viaggio, a partecipare anche nel laboratorio successivo. Era così interessante confrontarsi sullo spazio pubblico che hanno voluto proseguire. In ciascun comune ha partecipato una media di 50 persone e, come vedete, 187 i rappresentanti funzionari che hanno partecipato in tutti i laboratori, ed è un numero, voi sapete cosa significa spostare un funzionario di un comune, è un numero elevatissimo. Le 13 tappe, veniamo a cosa è successo nel viaggio delle buone pratiche. Intanto si sono svolte in 5 mesi, tra dicembre e maggio, dicembre 2012 e maggio 2013, ma già a marzo del 2012 eravamo partiti con una call a cui diversi comuni avevano dato adesione, alcuni per accogliere il laboratorio e svolgerlo, alcuni invece per proprio essere partecipanti. 7 comuni del nord, 3 del centro, 1 del sud, per cui Murano Taranto, di cui si parlava prima, che è stato veramente un evento molto importante, e 2 nelle isole, per cui le due isole tutte e due rappresentate molto bene. 2 a Venezia, l'unica città che ha accolto 2 laboratori, una all'inizio e una alla fine. Affrontati. I temi affrontati sono stati il verde, che è stato veramente il più gettonato, a Torino, Pescara, Padova, Bologna, Firenze e Venezia, con diverse declinazioni, per cui sulla gestione, sul parco, sulla condivisione anche con le associazioni.
una certa causa, tra virgolette, e questa causa è una causa anche nostra, no? Cioè diventa riconosciuta come una causa comune, come un interesse comune per... Parliamo già in 6 mesi, quelli 2000 famosi, 2.800 euro, quindi, bene. Siamo andati a fare un progetto con una convenzione di fare il fotovoltaico all'interno del parco, quindi una scelta che ha fatto la